Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare il cuscino più materasso da andare a inserire sulle basi decompensato all'interno delle nostre culette, ovvero nelle nostre ceste porta bebè, porta enfant o come li volete chiamare. Nelle nostre culette vi sono piaciute tanto e a grande richiesta appunto sto realizzando questo tutorial dove vi faccio vedere appunto come realizzare anche il cuscino e il materassino per la vostra culletta. Trovate già appunto, come vi faccio poi vedere nell'elenco del materiale, tutte le sagome dell'imbottitura già tagliate, tutto quanto sul nostro sito, come sempre, quindi non mi dilungo altro. Ah, solo una cosa volevo dirvi, questo sì perché è importante. Non, come potete vedere, e vedrete anche dopo nel procedimento, abbiamo chiuso sia il cuscino che il materassino tutto tondo senza inserire la cerniera. Questo per semplificare un po' il procedimento, quindi nulla vi vieta di poterla inserire se qualcuno lo desidera, però anche se chiudete così come abbiamo fatto noi il cuscino con le cuciture, potete tranquillamente lavare in lavatrice a 30 gradi il cuscino con il materasso con l'imbottitura, così com'è, senza dover scucire, sfilare, niente. Mettete in lavatrice, lavate, fate asciugare e poi potete stirarlo col ferro da stiro. L'imbottitura non patisce niente, non si muove, quindi potete trattarla nel modo che preferite, senza appunto dovervi preoccupare, ma poi se lo devo lavare, devo avere la cerniera, devo sfilarlo, devo sucirlo. No, assolutamente no, potete lavare tutto così com'è. Detto questo, vi lascio il tutorial. Quello che ci occorre per realizzare il materassino e il cuscino foderati per la nostra culla è innanzitutto dell'imbottitura a forma appunto di materasso più il cuscino che io ho appoggiato qui, vedete, questo è un pezzo separato che è il cuscino con la forma stondata esattamente come quello del fondo della culla. Allora, il materasso e il cuscino sono già tagliati in misura, li potete già acquistare tagliati in base al fondo di compensato che avete scelto per fare la vostra culla. Quindi esistono due misure di fondo di compensato, una 30x60 che è quella che andiamo a utilizzare noi, e appunto il materasso e il cuscino sono proporzionati per quella misura lì, quindi per il 30x60. Poi esistono fondi di compensato per fare la culla più grandi che sono 35x75 cm, e quindi di conseguenza dovete acquistare, se avete scelto quella base lì, il materassino e il cuscino adatti alla misura 35x75, quindi più lunghi e leggermente più larghi. Sul nostro sito www.merceriamare.it potete tranquillamente trovare tutto il materiale, quindi sia i fondi di compensato che la fettuccia per realizzare la culla, ma anche appunto il materasso e il cuscino già tagliati con i pezzi di stoffa, potete scegliere voi i vari colori per poter poi foderare e realizzare il tutto. Quindi arriviamo all'altro corrente che ci serve, che è appunto della stoffa, come potete vedere qui, è questa qui, è della stoffa di cotone. Anche qui abbiamo già dei pezzi già tagliati della misura che vi basta per realizzare il materassino di questo formato, del formato più grande. Quindi anche qui potete trovare già i pezzi già tagliati in modo da risparmiare, non doverne comprare un metro dalla pezza piuttosto che di più, di meno, quanto è alto, quanto me ne serve. Potete acquistare già appunto i pezzi tagliati, così sapete che quel pezzo vi basta per realizzare il modello della culla che avete scelto, della dimensione che avete scelto. Detto questo, ci occorrono un paio di forbici per tagliare, degli spilli a punta con la testa colorata e una matita gessetto. Poi ovviamente bisogna cucire con la macchina da cucire, quindi ci servirà del filo di cotone e appunto la macchina. Come vi dicevo prima, ve lo ripeto, poi trovate in descrizione tutti i link dettagliati, tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Vediamo adesso in pochi e semplici passaggi come poter realizzare appunto il rivestimento per il materassino e il cuscino.
che, come vi dicevo, cerco di spiegarvi nel modo più semplice possibile, e che anche chi è alle prime armi con il cucito non ha molta dimestichezza con la macchina da cucire o come faccio a tagliare, non è molto sicuro, seguendo queste poche dritte che adesso vi andrò a dare, dovreste essere in grado appunto di realizzare una terrazzina nel cuscino, perché non è assolutamente nulla di complicato, bisogna solo appunto avere due dritte, due consigli da poter seguire. Quindi andiamo a prendere il materassino, che andiamo a fare per primo questo, la nostra stoffa, che andiamo ad aprirla. La potete aprire in questo modo. Allora, noi dobbiamo andare, il pezzo di stoffa che acquistate ha un'altezza pari a 140 cm, 1,40 m, quindi sull'altezza dobbiamo andare a tagliare il pezzo di stoffa del nostro materassino, quindi un pezzo che equivarrà al dietro e un pezzo che equivarrà al davanti. Nella parte a fianco uscirà invece il cuscino, quindi voi dovete andare a prendere la misura sull'altezza, quindi o mettete la stoffa singola, vedete che io qui l'ho aperta e ho la stoffa singola, in modo che andate a ritagliarvi una sagoma e poi l'altra, oppure tenete la stoffa piegata a metà in questo modo, vedete che io qui adesso ce l'ho doppia. Appoggiate il materassino sopra. Adesso vi faccio vedere come andare a prendere le misure per tagliarlo, e dopo tagliate direttamente con le forbici assieme i due pezzi, in modo che con una marcatura sola e un taglio solo ottenete i due pezzi per andare a rivestire il cuscino, quello del fronte e quello del retro. Come preferite, io credo che per semplificarmi la vita andrò a tenere il tessuto piegato a metà, in modo che adesso andremo appunto a segnarlo una volta sola e poi a tagliarlo. Ma se preferite farlo in due riprese e tenere la stoffa singola, questo va esclusivamente a gusti. Tenete conto però che tagliando la stoffa piegata a metà, quindi quando andrete a tagliare, siete sicure al 100% di aver realizzato due parti di stoffa identiche, quindi con la stessa misura, con la stessa distanza, tutto uguale, saranno due parti identiche, quindi magari valutate che vi conviene tagliarlo appunto con la stoffa messa doppia. In ogni caso si può fare in entrambi i modi, ok? Allora, quindi, come dicevamo, andiamo ad appoggiare il nostro materassino sulla stoffa, vedete, in questo modo. Adesso dobbiamo andare a segnare con la matita gessetto tutto il bordo attorno di dove andremo a tagliare, quindi vi serve poi anche un centimetro o un righello, quello che avete, per poter prendere le misure. Misure che generalmente quando andate a tagliare della stoffa che poi è da cucire, sapete che bisogna tagliarla sempre leggermente più grande di quello che è il pezzo che noi dobbiamo andare a rivestire. Quindi se noi dovessimo andare a tagliare la stoffa per questo materassino, come minimo dobbiamo calcolare un centimetro in più di stoffa che serve appunto per le cuciture. In questo caso però noi andremo a calcolare 3 centimetri in più, perché due di questi centimetri servono a coprire l'altezza del nostro materassino. Vedete che la nostra imbottitura è molto spessa e quindi i 2 cm di stoffa in più servono appunto per andare a coprire quella che è l'altezza del nostro materassino, altrimenti avremo una custodia per qualcosa di piatto, senza spessore. Invece noi abbiamo dello spessore, che calcoliamo in questo modo. Quindi dobbiamo calcolare 2 cm per lo spessore più 1 per le cuciture. Quindi dobbiamo tagliare e andare a segnare con la matita un pezzo di stoffa ovale esatto come questo qui, ma 3 cm per lato più grande. Quindi ripeto, vi serve o un righello o un centimetro, quello che avete a disposizione. Prendete il lato della vostra stoffa e andate a segnarvi un 3 cm in più punti. Vedete che sto andando a segnare con la mia matita gessetto in 3 diversi punti, 1, 2 e 3, ho marcato i miei 3 cm dal bordo. Adesso vado ad affiancare il mio materassino esattamente a filo
dei 3 cm che sono andata a segnare. Quindi vedete che qui ho il segno, il mio materassino andrà così. Stessa cosa, andiamo a segnare 3 cm qui dal centro del nostro ovale, quindi qui, in questo modo. E adesso spostiamo il nostro materassino più in alto, in questo modo, e poi controlliamo che qui sia sempre a filo. Perfetto. Quindi, una volta spostata la stoffa qui tutto in basso, dovete andare a tenervi come punto di riferimento i 3 cm che qui abbiamo segnato. Potete anche tirarvi una linea dritta. Vedete, in questo modo, che indica il lato. E adesso con la base portata qui in fondo vi segnate che più o meno il punto dove finisce la curva è questo qui, dove poi inizia il lato dritto, quindi più o meno così, e andate a tracciarvi delle piccole linee tratteggiate che vi definiscono la vostra curva, in modo che andrete poi a tagliare la stoffa seguendo queste linee. In questo modo vedete che qui ho tratteggiato con la matita gessetto, le ripasso per farvi vedere meglio. Quello che sarà l'arco della mia curva. La stessa operazione la dovete ripetere dall'altra parte, quindi qui così, è dove mi sono segnata i 3 cm di stoffa in più che mi servono. Porto il mio cuscino al limite appunto di questo segno, mi calcolo che più o meno qui è dove finisce la curvatura, stessa cosa la segno dall'altra parte, più o meno è qui, e adesso vado a tratteggiare la mia curva calcolando che appunto devo farla terminare qui così, e dall'altra parte devo farla terminare dove finisce la stoffa. In questo modo. Quindi ecco che ci siamo ricalcati sul nostro pezzo di stoffa tutto il nostro cuscino, il nostro materasso, scusatemi, con i 3 cm in più che abbiamo detto, uno per le cuciture, due servono per lo spessore del nostro materasso. Quindi adesso io ho la stoffa doppia, come vi ho detto prima, non ci resta che prendere le nostre forbici e andare a tagliare la stoffa esattamente dove l'abbiamo marcata, per tre lati, perché uno qui è già aperto, sfrutto questo lato qui che è già aperto, quindi andremo a tagliare questa curva, il lato dritto e la curva dall'altra parte. Allora, una volta tagliato la stoppa, vedete che se appoggio sopra il mio cuscino ho un bel margine tutto attorno di 3 cm. Qui, come vedete, di nuovo ho la parte doppia. Uno sarà al davanti, uno sarà al dietro, in mezzo infileremo l'imbottitura. Quindi adesso dobbiamo andare alla macchina da cucire e andare a cucire tre lati del nostro materasso. Quindi andremo a cucire il lato lungo, la curva e di nuovo il lato lungo. Cuciremo questi tre lati e lasceremo aperto questo lato, perché dovremo poi andare ad inserire l'imbottitura. Quindi mi raccomando, adesso sotto la macchina da cucire andiamo a fare una cucitura su questo lato, una cucitura qui e una cucitura su tutto quest'altro lato. Allora, guardate, ho cucito con la macchina da cucire, la vedete qui, i lati, come vi dicevo, e ho lasciato aperto questo lato qua. Adesso vi faccio vedere che prima di rivoltare il lavoro dobbiamo andare a imbastire il lato, in questo qua, curvo,
piegando la stoffa della stessa misura di cui avete fatto la cucitura, quindi avevamo calcolato circa un centimetro. Dobbiamo andare a piegare la nostra stoffa nel lato che resta aperto e dobbiamo andare a imbastire questo lato, quindi con un ago e del filo in contrasto andiamo a pieghettare la nostra stoffa e andiamo a imbastirla. Vedete, in questo modo. Una volta imbastito tutto questo lato, andiamo a rivoltare il nostro lavoro. Voilà, in questo modo. Adesso dalla parte che abbiamo lasciato aperta andiamo a prendere la nostra imbottitura, la pieghiamo a metà e la infiliamo all'interno. Voilà, ecco che abbiamo inserito il nostro materassino all'interno della stoffa appena tagliata. Lo andiamo a sistemare bene bene in modo che sia liscio senza grinze, in questo modo. Adesso ecco che ci serve qui la parte imbottita, la parte imbastita, scusatemi, perché adesso andremo a mettere queste due parti una contro l'altra, proprio bene bene a bacino, così una contro l'altra, e andremo a fare una cuciturina stretta stretta, il più piccolo possibile, il più in punto possibile, per andare ad unire queste due parti lasciate aperte. Quindi sotto la macchina da cucire passiamo e andiamo a cucire esattamente queste due parti. Non preoccupatevi di prendere l'imbottitura, perché come potete vedere il sacchetto sta grande a sufficienza, in modo che l'imbottitura appunto non la prendete assieme con la macchina da cucire, quindi non c'è nessun pericolo. Allo stesso modo adesso dobbiamo andare a tagliare la stoffa per fare il cuscino. Anche qui dobbiamo tenere presente sempre che 2 cm ci servono per lo spessore e 1 per la cucitura, quindi taglieremo sempre la stoffa più abbondante rispetto alla sagoma del nostro cuscino di 3 cm, esattamente come abbiamo fatto prima per il materasso. Quindi andiamo, io ho la stoffa di nuovo messa doppia in modo da tagliare i due pezzi assieme contemporaneamente. Ok, vedete che ce l'ho messa doppia. Vado col righello a misurare a partire da questo lato 3 cm e vado a segnarli con la mia matita gessetto, in questo modo. Poi vado a misurare 3 cm qui dal fondo e mi segno il punto. Dopodiché vado a posizionare il mio cuscino che sia con il lato dritto a filo dei punti che ho segnato e che anche qui dal basso sia a filo del segno che mi sono tirata. Tenete conto che si riferisce sempre al punto più lungo, perché poi qua curva. Ok, quindi più o meno predisposto in questo modo. Poi vado a misurare 3 cm dal centro del mio cuscino, quindi qua, e di nuovo 3 cm
sopra. Quindi misuriamo qua. E voilà. Ecco che abbiamo segnato tutto. Adesso di nuovo andiamo a tracciarci la linea di curvatura. Quindi ci tiriamo una linea dritta qui dove abbiamo segnato il 3. In questo modo ci andiamo a portare, ci segniamo la metà che abbiamo detto appunto che è questa qui. In questo modo andiamo a spostare tutto il nostro cuscino in giù. Vediamo che la curva parte più o meno da qui e dobbiamo curvare fino ad arrivare alla metà. Quindi io parto da sopra, mi traccio tutti i tratteggi per arrivare qui così. Ed ecco che mi sono segnata la curvatura. Guardatela ripasso così magari la vedete meglio. Ho il tratteggio della mia curvatura, ecco così si vede un pochettino meglio, vedete? Qui così, fino ad arrivare al centro. Adesso, se volete che venga proprio perfetta, potete anche solo segnare un lato, dopodiché piegate la stoffa ancora una volta a metà, in modo da avercela in quattro, e andate a tagliare in questo modo la sagoma, così siete sicure che le due parti del cuscino, una metà e l'altra, vi vengano perfettamente uguali. Quindi vedete, ho piegato la stoffa ancora a metà. La sovrappongo bene, dopodiché vado a tagliare seguendo i segni che appunto mi sono tracciata. Voilà, e adesso possiamo tagliare ancora anche l'altro lato dritto. In questo modo. Voilà, vedete che se lo appoggiamo sopra abbiamo esattamente la nostra sagoma leggermente più abbondante, come abbiamo già detto, di 3 cm. Quindi adesso anche qui andiamo con la macchina da cucire, perché come potete vedere qui ho sempre tagliato la stoffa doppia, quindi ho due parti nella quale in mezzo poi una volta cucito andremo a mettere l'imbottitura. Quindi con la macchina da cucire andiamo a sovrapporre perfettamente la nostra stoffa e andiamo a cucire questo lato, tutta la curva, e l'altro lato, lasciando aperto metà di questo lato. Quindi possiamo partire da qui, cuciamo un pezzetto, tutto, 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 e di nuovo un pezzetto, lasciando a un'apertura centrale che ci serve poi per far passare l'imbottitura. Ok, quindi cuciamo così, così e di nuovo così. Lo stesso identico procedimento è da fare esattamente anche per la fodera del cuscino. Adesso vedete che io sotto la macchina da cucire sono andata a cucire i lati così come abbiamo detto, e adesso dobbiamo andare a ripiegare e imbastire questo pezzettino di apertura che abbiamo lasciato aperto. Quindi andiamo ad imbastire questo lato. Esattamente in questo modo, dopodiché andiamo a rivoltare
andiamo a fermare e chiudere. Tagliamo l'imbastitura, tagliamo il filo dell'imbastitura e andiamo a rivoltare la nostra federina. Voilà, adesso andiamo a prendere la nostra imbottitura e andiamo a inserirla all'interno. Voilà, ed ecco che adesso, esattamente come abbiamo fatto con il materasso, andiamo a mettere vicine vicine queste due parti imbastite, andiamo di nuovo sotto la macchina da cucire e andiamo a fare una cucitura il più possibile vicino al bordo. Una volta terminata la cucitura, vedete qui il cuscino è rimasto in questo modo, vedete la cucitura qua. Quindi questo è quanto. Una volta terminate anche queste due cuciture, ecco che abbiamo finito. E questo è il nostro materassino più cuscino che possiamo andare a piazzare all'interno della nostra culla e, che abbiamo realizzato in pochi passaggi, che come vedete non sono neanche così complessi, quindi anche chi era alle prime armi secondo me può provarci, e se non gli viene benissimo la prima volta, sicuramente la seconda molto molto meglio, perché ripeto non è affatto un procedimento complesso. Spero che il video vi sia stato utile e fatemelo sapere nei commenti. Vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!